In un Natale molto difficile dal punto di vista sociale, vissuto nel mezzo di una pandemia, l'amministrazione comunale ha voluto coniugare l'esigenza di rilancio del commercio locale con un taglio anche sociale, da quale iniziativa un regalo sospeso, per coinvolgere tutta la cittadinanza ed invitarla ad acquistare nei nostri esercizi commerciali, che stanno vivendo una concorrenza spietata da parte del sistema del mercato online, che vivono la difficoltà a causa del lockdown e dove si potrà appunto donare un dono e quindi effettuare un acquisto in più proprio per le figure e le frange più deboli della nostra società. Questo è stato possibile grazie al lavoro dell'amministrazione comunale, dell'assessorato al commercio, dell'assessorato alla cultura, che hanno coinvolto in un circuito virtuoso anche il mondo culturale della nostra città, quindi la Reggia di Venaria, il Centro di Conservazione e di Restauro, la Fondazione Via Maestra, per creare quel sistema Venaria che possa dare nuovo spunto e un rilancio al nostro territorio, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista commerciale, sia dal punto di vista sociale. L'idea del regalo sospeso nasce dall'esigenza di riscoprire il valore della comunità venariese in questo Natale particolare. Abbiamo cercato e utilizzato quello che è l'oggetto per antonomasia del Natale, e cioè il regalo, pensando di farne dono proprio a quelle che sono le categorie più fragili della nostra comunità. Attraverso quindi la messa in rete di tutti i soggetti facenti parte della comunità venariese, dai commercianti alle istituzioni culturali, che ringrazio per la partecipazione, la Reggia, il Centro Conservazione e Restauro e la nostra Fondazione Via Maestra, che hanno messo a disposizione dei ticket di ingresso all'interno delle loro istituzioni culturali, cerchiamo di donare e quindi di avvicinare un mondo che in genere è lontano da quello che è il mondo della cultura e degli eventi esperienziali, in questo Natale di solidarietà. L'idea del regalo sospeso è nata proprio con la collaborazione dell'assessorato alla cultura e l'assessorato al commercio per poter sviluppare sul territorio una politica di coinvolgimento dell'economia locale, quindi sensibilizzare tutti coloro che avranno intenzione di fare dei doni, acquistarli proprio nelle nostre attività commerciali della città. E aiutare quindi il commercio locale e in questa maniera poter consegnare il regalo sospeso, quindi decidere in libertà di poter acquistare qualcosa in più e metterlo in questi contenitori che l'amministrazione sta distribuendo in città a tutti coloro che aderiranno all'iniziativa e verranno poi alla fine del periodo natalizio ripresi per poter essere distribuiti dalle associazioni che si occuperanno delle famiglie meno fortunate. Ci è sembrato un'iniziativa molto importante che in questo momento di grave crisi per tutti potrebbe unire tanti settori. Anche la Fondazione Via Maestra e il Teatro Concordia partecipano a questa bellissima iniziativa del Comune di Venaria Reale, un regalo sospeso. E allora noi regaliamo quello che possiamo dare, ovvero la possibilità di partecipare a spettacoli nel nostro teatro quando potremo finalmente riaprire. E allora guardate sul sito del Comune, seguite tutte le istruzioni e naturalmente noi saremo ben lieti di accogliervi con in questa grande e bellissima iniziativa. Il Teatro Concordia è lì pronto ad aspettarvi con dei biglietti gratuiti a vostra disposizione. Abbiamo aderito ben volentieri all'idea del regalo sospeso propostoci dal sindaco Fabio Giulivi e dall'assessore Marta Santolin, perché la Reggia vuole essere parte integrante del territorio della città di Venaria. Il nostro regalo consiste in un centinaio di biglietti omaggio per quelle persone, famiglie, gruppi che verranno selezionati appunto attentamente dalla Caritas, che magari non sono mai entrati in questa Reggia, pur in qualche modo facendone parte. Quindi ben volentieri li aspettiamo tutti e, come si dice a Napoli, c'è il regalo sospeso che li attende. Grazie. E guardi, in questo momento di grande difficoltà noi abbiamo, diciamo così, aderito con grande piacere a questa iniziativa della nuova giunta di Venaria, il nuovo assessore, la nuova assessora alla cultura, e riteniamo che sia una cosa doverosa da parte nostra contribuire a questa iniziativa del
regalo sospeso, perché ci sembra anche un modo molto bello per aiutare anche le fasce più deboli. E noi, diciamo così, siamo anche molto contenti di poter collaborare con l'amministrazione pubblica e con la Regia di Venaria Reale e creare questa triangolazione, questo gruppo che nel passato non è stato particolarmente forte, ma che noi riteniamo, e credo che tutti riteniamo che sia molto importante, di poter collaborare insieme per dare sia un risultato migliore, ma dare anche la possibilità ai cittadini di Venaria di poter partecipare alle nostre cose. E quindi noi abbiamo pensato di dare l'opportunità di regalare 25 ingressi alle nostre visite al centro, che sono in genere difficili da accedere perché spesso ci sono tante persone che ce lo chiedono, però ci sembrava giusto poter aprire le porte ai cittadini di Venaria e dare l'opportunità anche a chi magari dal punto di vista economico ha delle problematiche poter visitare i nostri luoghi, perché riteniamo che sia un dovere. Noi amministriamo dei soldi pubblici e quindi è giusto che il nostro lavoro e il centro possa ritornare ai cittadini.